In questo film vengono narrate le vicende del grande maestro Lusin, che si trova a giocare un torneo in Italia, sul lago di Como, agli inizi del 1900. Questo giocatore, provato da un'infanzia piuttosto triste e segnata da problemi familiari di ogni sorta, è affetto da gravi problemi psicologici e cerca di estraniarsi dal mondo giocando a scacchi. La sua situazione clinica però peggiora man mano che il torneo va avanti, fino a portarlo addirittura al suicidio. Per questo motivo, le ultime mosse della partita vengono giocate dalla propria donna, Natalia, seguendo gli appunti che le sono stati lasciati. Vediamo come va a finire. Buona fortuna. È molto gentile da parte sua. Prego, si accomodi. Grazie. Prego. Prego. Ora la partita può continuare. Scacco matto. La scena che vi è stata mostrata comincia da questa posizione con mossa al nero. In precedenza nel film, quando Lusin era ancora vivo, è successo una cosa che era abbastanza comune nei tornei prima degli anni 90, ossia prima dell'avvento dei grossi calcolatori. In queste condizioni veniva data la possibilità ai giocatori, dopo 2 ore e mezzo di gioco, di poter aggiornare la partita, nel senso che c'era un limite di mosse obbligatorio da dover effettuare in queste 2 ore e mezzo, al termine delle quali, quindi 2 ore e mezza a testa, il giocatore che aveva la mossa doveva sigillare la mossa, doveva cioè segnare la propria mossa in una busta chiusa e consegnarla all'arbitro. In questo caso la mossa toccava a Lusin con il nero e Lusin decide di segnare in busta la mossa torre E3, quella che viene giocata inizialmente dall'arbitro. Questa. Tuttavia, in precedenza, ciò che non si vede nel film è stata la mossa precedente, ossia quando da questa posizione Lusin ha effettuato questa specie di sacrificio di cavallo.
con cavallo per e4. In questa posizione il nero non sta assolutamente bene perché ha molti pedoni in meno. Comunque il bianco ha reagito in modo impulsivo e ha commesso un grave errore. La mossa migliore in questo caso sarebbe stata cavallo d1, che avrebbe difeso il punto debole e3. Difatti il nero con la mossa precedente aveva scoperto appunto l'attacco di torre alfiere sul punto e3 e il bianco avrebbe dovuto in qualche modo difendere la posizione. Viceversa, l'avversario di Lusin ha preferito istintivamente guadagnare il materiale catturando il cavallo che gli era stato gentilmente offerto dal proprio avversario, ma questa mossa lo costringerà a perdere la partita. Infatti vediamo che il nero mette in busta la mossa torre e3. Questa mossa dà scacco a re, quindi forza il bianco a prendere un provvedimento. In questo caso, siccome la torre non può essere catturata, l'unico modo per scampare allo scacco è quello di spostare il re. Ci sono due opzioni: l'opzione re f2, che non è stata poi giocata, oppure l'opzione re g4, che in realtà è stata giocata nel gioco. In questo caso, se il bianco avesse giocato re f2, si sarebbe messo il re sulla linea d'attacco dell'alfiere, avrebbe favorito il nero con la mossa successiva a dargli un attacco di scoperta, come ad esempio questa torre per c3. A questo punto il re bianco è di nuovo sotto scacco e dovrà muoversi, ad esempio in e1, e a questo punto il nero guadagna un altro pezzo e con questo vantaggio di materiale sicuramente il nero vincerà la partita. Questa combinazione infatti è stata vista dal suo avversario, che quindi ha preferito la mossa re g4. Questa però è addirittura peggiore perché porta un matto in 5, tra l'altro molto spettacolare con un sacrificio di torre. Vediamo infatti che dagli appunti scritti dal grande maestro, Natalia tira fuori la mossa pedone f5 che dà scacco. A questo punto il bianco ha due opzioni: spostare il re in g5 oppure in h4. Se avesse spostato il re in h4 ci sarebbe stato immediatamente matto con alfiere e7, come potete vedere. Pertanto l'unica scelta plausibile è re g5. A questo punto il nero può fare una mossa che apparentemente sembra tranquilla, ma in realtà è veramente pericolosa. Infatti il nero mette il re in g7. E cosa minaccia? Minaccia matto in 1 ancora, perché a questo punto la casa h6 non è più libera per il re avversario e quindi il nero potrebbe effettuare alfiere 7 dando matto nuovamente. L'unico modo per parare questa minaccia è cavallo d5, perché appunto il cavallo difende la casa e7. Inoltre con questa mossa il bianco sembra stare molto meglio perché minaccia anche la torre in e3. Il nero però sorprende tutti con questa incredibile mossa torre h3. Cos'è che minaccia? Minaccia immediatamente matto, perché copre la casa h4, quindi se il nero alla mossa successiva spingesse il pedone in h6 sarebbe scacco matto. Che possibilità ha il bianco di parare queste minacce? Beh, praticamente non molte, perché il pedone sulla colonna H nero non può essere catturato né fermato e la torre può essere catturata soltanto al pedone G3, quindi l'unica speranza per il bianco è catturare la torre come avviene nel film con pedone per H3. A questo punto però il matto si avvicina sempre di più, infatti il nero spinge il pedone in H6, cacco, unica mossa possibile re H4 e prende matto con l'alfiere.
Vedete come incredibilmente tutti i pezzi del nero sono piazzati in modo da poter dare scacco matto imparabile al riavversario.